Il principe Harry dovrebbe stare attento quando si tratta di parlare di disinformazione poiché ha le dita nella cassa, ha affermato la presentatrice della BBC, la dottoressa Tessa Dunlop. Il principe Harry, che in precedenza ha criticato la copertura mediatica di lui e di sua moglie Meghan Markle, ha contribuito a un rapporto di un think tank statunitense sulla disinformazione. Il rapporto ha fatto 15 raccomandazioni dopo uno studio di 6 mesi. Harry ha descritto la disinformazione online come una questione umanitaria globale che deve essere affrontata da politiche che includono investimenti nel giornalismo locale e repressione dei super diffusori di notizie false. L'autrice e presentatrice della BBC. La dottoressa Tessa Dunlop ha parlato con Richard Eden di The Crown su Palace Confidential. Il dottor Dunlop ha detto, non devi essere uno storico per sapere che gran parte della disinformazione in The Crown è in realtà parte dell'intrattenimento. Penso che ci sia un problema per Harry perché un gran numero di coloro che amano e guardano The Crown sembrano prenderlo come la verità. Ecco dove cade, ecco perché penso che smetta di parlare di disinformazione perché sembrerebbe avere le dita nella cassa. Mr. Eden ha aggiunto, sai, è diventato sempre più crudo man mano che la serie si avvicinava ai giorni nostri. Quindi le serie che stanno girando porteranno alla morte di Diana, riguarderanno la reazione del figlio. L'ospite ha chiesto, stanno toccando anche il tema delicato di Martin Bashir, il signor Eden ha detto, sì. Il principe William è stato molto forte e Harry, in termini di Martin Bashir e di quello che è successo per cercare di ottenere questa intervista e ora questo sarà servito come intrattenimento. Punto. The Crown è stato precedentemente criticato per aver offuscato realtà e finzione, e alcuni hanno persino chiesto che il programma trasmettesse un disclaimer all'inizio per evidenziare che si trattava di un dramma immaginario. Il principe Harry ha detto dello spettacolo, è immaginario. Ma è vagamente basato sulla verità. Naturalmente non è strettamente accurato, ma ha dato un'idea approssimativa delle pressioni di mettere il dovere e il servizio al di sopra della famiglia e di tutto il resto.